his first shot. Questo è lo Star Game, pensa che roba, i giocatori più forti del pianeta, tutti in un unico posto, in un'unica città, un sacco di gente, tifo, feste, cose da fare, da vedere, attrazioni, divertimento, deve essere davvero figo. Pensa che roba essere lì di persona poi. Beh, sarebbe veramente figo andare, ma tu sei mai andato? No, io no, tu? Sai che neanche io, però aspetta una cosa, ma a sto punto io ho la maglietta, tu fammi vedere qua, aspetta. Ah, ma c'è, vabbè, ma allora a sto punto vieni anche tu, andiamo. Ok? Andiamo. Dai, andiamo prima. Andiamo. Che... anche perché è sto weekend, quindi inizia, dobbiamo arrivare. Aspettando, magari giochiamo, che sai. Andiamo che è lunga, eh. Sono troppo swag per questo volo. Ma che ora è la gara delle schiacciate? Forse siamo ancora in anticipo, sì. Dai. Andiamo più gazzoso sul mio volo. Incredibile. Welcome to Amsterdam. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. Siamo a Salt Lake City, raga. Basta, adesso non si scherza più. Oh. Ma ti devo dire. Ok, siamo arrivati davvero a Salt Lake City. Siamo davvero a Salt Lake City. Mi sento veramente lontano da casa in questo momento. Però bello, subito l'atmosfera mi sembra molto figa. Sapete qual è la cosa più bella? È che non ho la minima idea di quello che succederà da adesso in poi. L'All-Star Game è qualcosa di incredibile, ma quello che mi sembra di aver capito dai racconti di altre persone che hanno vissuto queste giornate in campo e fuori è che c'è tanta roba fuori dal campo. Un sacco di eventi, un sacco di situazioni che per chi ama tutta questa roba qui è qualcosa di incredibile. Ecco, quello che voglio provare a fare questa volta è farvi vedere tutto quello che in questi anni probabilmente nessuno vi ha mai fatto vedere. Ora, noi per vivere a pieno cercheremo di non dormire in questi giorni, ma lo faremo per voi, per poter farvi vedere tutto quello che succede durante l'NBA All-Star Weekend. Non so se ce la faccio, non lo so. Prima cosa da fare è non arrendersi al jet lag e quindi fare una passeggiata. La prima esplorazione è fondamentale. Io ho preso un appartamento qui, piccolo giardino davanti, così non è che puoi fare tante robe. Apprezziamo comunque, grazie Giallo. Per mettere il fucile, fantastico. Per appoggiare il fucile. Infatti fuori, secondo me se non ci leviamo ci impallinano. Raga, solo per voi in esclusiva, qui è dove abita Simone Fontecchio. Ho sentito Simone prima di partire per capire se ci saremmo potuti beccare qui a Salt Lake City, ma in realtà non lo beccheremo perché giustamente ha approfittato di questa settimana di All-Star Game per staccare un po' e andare con la famiglia a San Diego. Simo, passerai dal basement, ti tocca. Cioè, noi siamo passati da te, a sto punto passi tu dal basement. Volevamo cercare un punto per vedere la città un po' dall'alto. Ci hanno consigliato questa passeggiata. Cioè, a me sembra già abbastanza faticosa. Questa è la Golden Hour di Salt Lake City. Do you know Simone Fontecchio? Do. Yeah, I do. He does great. Whenever they put him on the floor, he's yeah. great. Yeah. Your national hero. National hero, yes sir. Yeah, no, I can see why. Allora, stasera, dato che siamo a Salt Lake City, messicano, così. Abbiamo preso due cosina leggera, perché insomma, sapevo che eri un po'... Questa è leggera. Andiamo alla Fra sei giorni puoi andare a dormire, dai. Io non so se mai in Italia arriveremo ad un livello del genere, ma quelli di baseball, loop bus, così, ma quanto sono avanti. Cioè, questi sono di Los Angeles, hanno creato lì una community incredibile e la portano in giro. Hanno fatto la linea d'abbigliamento, fanno eventi in giro per il mondo, creano tornei, cultura, promuovono valori, sport e poi, non so, arriva l'All-Star Game e loro in giro per la città fanno un sacco di eventi, un sacco di cose dove coinvolgono i bambini, vanno in giro col bus, col canestro.
Cioè, sono i numeri uno assoluto. Quanto mi gasa sta roba, quanto mi gasa. Ha detto se voglio giocare, io cosa faccio? Dico di no. È in tinta, è matchata. È in tinta, perfetta. È matchata. Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo atterrati 3 ore fa dopo un viaggio di 12.000 ore, 8 ore di fuso orario. Per noi sono le 5 di mattina senza aver mai dormito. Gianluca, rapping from Milan. We got a Euro matchup on. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. Heading to sweeping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Ay, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Okay, 2X beat a shirt, but I been to me. Un altro pianeta. Cioè, mai visto? Cioè, show, gioco, tutto insieme. C'è un discreto poster che hai preso anche sto giro. Ma non saprei. Mi sento ubriaco, siamo a Salt Lake City da quanto? 6 ore? Questo è stato il migliore dei benvenuti possibili. E tutto deve ancora cominciare. Ci vediamo domani, ok? Domani mattina, però non è che voi dovete aspettare tutta la notte. Adesso ci sarà un fantastico movimento monta... Fra, lo fai vero questa roba qua, eh? Ah, ma hai già fatto? Cioè, pensavo... Vabbè, ok. Quindi è già giorno, è già un nuovo giorno. Buongiorno, Salt Lake City! Woo! Cosa succederà oggi? Lo scopriremo. Prima però dobbiamo mangiare qualcosina. Colazione a posto. La cosa bella è che stiamo vedendo che praticamente tantissimi posti hanno fuori cose che hanno a che fare con lo Star Game. La figata di Salt Lake City è che quando c'è lo Star Game qui è perfetto, perché lo Star Game si prende proprio tutta la città. Cioè ci sono cose, eventi sparsi ovunque. Quando invece succede in grandi città come Los Angeles o altre, quella roba lì viene mangiata da tutto il resto, perché sono città in cui accade comunque sempre di tutto. E in attesa di questa sera, che abbiamo un po' di cose da fare, dato che siamo a Salt Lake City, c'è la neve, ci sono delle montagne pazzesche, c'è una cosa che dobbiamo fare assolutamente, perché sennò quando ci ricapita. La facciamo? La facciamo. Facciamola! Let's go! Allora ragazzi, in questo momento siamo nel bel mezzo delle montagne dello Utah, ma se volete vedere cosa succede qui, che cosa stiamo facendo, dove siamo, come si fa, beh, lo vedrete in un altro video che pubblicheremo più avanti, ok? Però è una figata incredibile, dovrete vederlo. Luca in missione, è partito. Bro, siamo dentro, te l'ho detto io, fidati di me. Allora, come dicevamo, ci sono un botto di eventi in giro per la città. Questo è uno degli eventi che ha organizzato Jordan. If you vibe on with you, people who ride with you, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climb them fences, get bruised up, got stitches, bring them back to their senses, know how the game go, checks and payrolls remain. Paolo, ciao Paolino. Emozionato. Get along everywhere we go. Don't carry vendettas, doing everything better. Step into the scene and they stuck right together. Vabbè, oh raga, l'ho convinto. Ha detto che quest'estate viene, eh. Non so far cosa, ma ha detto che quest'estate viene. Il papà di Paolo ha detto che ci sono delle prove. Adesso via ad un'altra festa, ad un altro evento. Questa in realtà è la festa che ha organizzato Paolo Banchero, alla quale siamo stati invitati. Insomma, è una bella situazione. Ormai siamo membri anche noi della famiglia di Paolo, possiamo dirlo. Ormai ci trattano, secondo me a Natale ci invitano, va bene. Anche per Thanksgiving, esatto. Giorno 2 a Salt Lake City, anche se a me sembra di essere qua da un anno e mezzo, perché è già successo di tutto, ma la rumba quella vera inizia oggi, perché è venerdì, quindi All Star Weekend. Il venerdì si parte ufficialmente col weekend. Oggi ci sarà il Celebrity Game, quello dove ha giocato Jimbo l'anno scorso, e poi ci sarà la serata il Rising Stars. Stiamo per incontrare Dame Lillard. It's Dame time. Però ci tengo a precisare che questa cosa sta succedendo perché a volte i pianeti si allineano, le cose succedono e a distanza di tempo le cose accadono. Poi un giorno spiegherò perché sta succedendo questa cosa. Che è successo? È incredibile. È stato wow. Totalmente unexpected.
Sai quando le cose non te le aspetti ma succedono, sono più belle. C'è l'NBA House, che è un luogo in cui si concentrano tante attività. In realtà è un luogo per content creator, quindi qui arrivano tutti i creators da tutto il mondo per, a parte, incontrare e conoscersi, che è sempre una cosa figa. A me fa un sacco piacere quando incontro i creators che arrivano da altre parti del mondo, perché è veramente di grande ispirazione. In questo caso il tema dell'NBA House è uno chalet di montagna, essendo Salt Lake City, ovviamente con tutti i vari riferimenti. Guarda Pete Navarich, Hall of Fame 1987. Stanno chiaramente cercando di replicare un po' il basement. Sono bravi, ma magari un giorno c'è un po' di lavoro da fare ancora. Questi sono alcuni dei premi che vengono dati durante l'All-Star Game. Questo è l'Handshake Heroes, che è uno degli ultimi premi dell'All-Star Game. Ormai l'Handshake è diventata una roba leggendaria. E questo ve lo devo presentare, del Larry O'Brien Trophy. Ci sono segnate tutte le squadre che hanno vinto il titolo e l'anno in cui l'hanno vinto. Parte il pellegrinaggio, raga, stiamo andando adesso al Celebrity Game. Il Celebrity Game e il Rising Stars non si giocano nella stessa arena, e quindi il Celebrity Game viene giocato di solito in un'altra arena, e il Rising Stars invece dove vengono giocate poi tutte le partite, nell'arena principale. Adesso entriamo qui e andiamo a vedere chi c'è nel Celebrity Game. Okay, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hoe, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the hole in the key. You're supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. made me this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before it ever happened. It gave me the view, I had to put in my time on the TV. It coming in soon, I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fight on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb, I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I sense the face, the shakes is cold, the grace is more. Plus it's really the motivation, so it's thank you so. Questa arena oggi ovviamente è incredibile, al di là del significato storico che ha. Sono rimasto scioccato da questa cosa. Scansione il QR code. E a quel punto ordini tranquillamente perché lo porto. All of this left to the bank, I'ma deposit and see what it make. Shoot is shoot and so is reap. I paid a meter, I came in with Peter like Peter on water. I'm stepping in deep, but they know that I'm coming like father the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I need to turn on my brothers and sisters and cousins. Paul Gasol è quello zio che vorresti venisse a vedere le tue partite di basket per darti poi il consiglio ogni volta che c'è un game out. Niente, qui non si finisce mai. Ci vediamo domani mattina. Ma sai cosa c'è domani mattina? Non lo so, lo scopriamo. Mamma mia. Ok, ci siamo, nuovo giorno, nuova avventura. Dopo aver fatto una colazione dei campioni impegnativa, diciamo impegnativa. Forse ho sbagliato, che era la cosa in più. Diciamo, facciamo una cosa per chiudere la colazione. Questo è probabilmente uno dei momenti più importanti di questo weekend, di questo All-Star Game. Stiamo andando a vedere l'allenamento, c'è una roba super esclusiva, il practice delle All-Star. Quindi adesso andiamo dentro e loro fanno l'allenamento. Come abbiamo detto, super esclusiva. Ah, dicevamo? Non avevo capito. Super esclusiva. Eccoci qua. Solo noi tre. Come avevamo detto? Noi eravamo, esatto. Io gli passavo la palla e lui... Ma perché sta? Ma scusate. We'll be right back.
centinaia di gente solo per un allenamento. In realtà è uno show. Guarda quante roba c'è. Intenso. Posso dire che la cosa che mi ha colpito di più quando siamo entrati e abbiamo visto KD? Sì. Io KD non l'avevo mai visto dal vivo. Non me l'aspettavo, che sono andato a fare pum, KD. E bisogna essere sempre pronti nella vita, non sai mai. A un certo punto, che ne so, magari giri l'angolo e boh. Allora, siamo tornati all'NBA House, perché con alcuni creators di tutto il mondo dobbiamo girare una cosa. Se non ho capito male, dobbiamo creare il nostro handshake. Funziona? Specificamente come è? Grazie a tutti. Il fatto che io devo venire a Salt Lake City per a vincere l'All-Star NBA All-Star and Shake Heroes 2023. Questo è il premio che abbiamo visto ieri lì, sì, e chi avrebbe mai saputo? Chi l'avrebbe mai detto? Sarebbe andato qualcuno. E invece è andata da lui. Scusate, dobbiamo andare in press room. Comunque posso dire che la prima parte dell'handshake è quella che facciamo prima di andare in onda con Gigi Show su DJ. Quindi c'è un Gigi Show all over the world. I ragazzi di Venice e di Ubass, perché hanno organizzato un dunk contest loro, diciamo clandestino, b-side rispetto al dunk contest che andremo a vedere questa sera, e il giudice di questo dunk contest sarà Paul George. Ma quante cose ci sono in giro per sta città durante lo Star Game, quante cose, e noi stiamo provando a farle tutte. Stanno accogliendo tutti. È arrivato la star. Hanno capito che hai vinto il handshake. Posso dire che la metà di quelli che partecipano sono quelli contro cui ho giocato la prima sera in cui siamo arrivati. Non vorrei dire, però. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The hopper system don't amaze. The rose racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know this because I've been in it. I don't need the bag. I guess that's what happens when you taking care of your feelings. What's a feeling? I'm through the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect. Let them watch me. Elevating, got them nuts. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house and woo. Watch out, get ahead. Watch out, get ahead. Watch out, get ahead.
amici che vivete in America, come c***o fate a sopravvivere? Burrito sotto i 2 kg non ne fanno. Ma avrei mangiato il burrito. Cioè ormai è tradizione che se devo gioco prima devo mangiare un burrito. Mamma mia, un gazzoli selvatico, pronto. Gianluca sta difendendo su uno che gli schiaccia in testa senza problemi. Vediamo come va a finire. Ecco, facile. Sì. Start, good start. Sto morendo, good start. Non ci stiamo trattenendo in niente. Però questa era un'esperienza che andava fatta. Adesso di corsa in albergo perché è quella sera lì. È Saturday night e quindi ritorniamo all'arena degli Utah Jazz. Raga, non si può stare fermi un secondo. Guarda che città, la città è invasa dall'NBA. Soon that pregame, trying to find 2 that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God I just say, how could I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you out of here. I just feel lucky that particle. I froze and I double dose. I just went in, yeah. And I ain't look back. Now I got these wins, yeah. And the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you kill it on the vibe, you gon' meet the front door. Goodbye, I've been vibing. Chi è che ha incontrato Dame Lillard prima di questa, di questo triple contest? Talismano. Arena, tanta roba, ci sta regalando delle emozioni veramente grandi. Dunk Contest bellissimo, sono tutti davvero contenti ed esaltati perché il Dunk Contest dello scorso anno è stato un po' una ciofeca, per dirla in inglese. E stavo leggendo un po' di commenti dall'Italia e tutti molto felici di essere stati svegli la notte per vederlo perché è stato molto esaltante. Ma che storia incredibile è! Lui che ha vinto pochi mesi fa, giocava in G League e oggi vince l'NBA Slam Dunk Contest e il nome è dappertutto in NBA. Cioè queste storie succedono solo in NBA, sono incredibili, sono delle storie molto belle. You probably think that you are better now. Cosa diavolo è successo? È un fenomeno. Cioè proprio sprigionava gioia, ma una roba incredibile. Che pezzo, che roba è successa? Che roba che noi non sappiamo neanche che sarebbe successa sta roba. Non ho più parole. È l'atteggiamento, è come ti poni verso le cose. L'atteggiamento che hai verso la vita è a quanto sei aperto che poi in qualche modo la vita le cose te le restituisce, è una conseguenza. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. E in tutto ciò, domani lo Star Game. Pazzesco, così. In scioltezza. A domani. Good morning Salt Lake City. Nuovo giorno, è domenica. E sapete una cosa a cui tengono tantissimo le persone in America? La domenica è il brunch. E adesso andiamo a un brunch. Venite, dai, andiamo. Brunch qua non è importante. La rovina leggera. Questo è il mio prossimo mese di palestra. Questo è il giorno di Madonna. No, detto che non prendere un pezzo in più. Invece sei un ciccione maledetto. But that wasn't my experience. Please welcome the power of the law.
concept fighissimo, perché quello che dico sempre, che cerco sempre di raccontare, che è quanto il basket, in particolare l'NBA, sia un mondo di contaminazioni, un mondo pieno di passioni trasversali. C'è il basket, sì, ma c'è la musica, c'è la moda, ci sono milioni di altre cose, e il crossover è proprio questo, il crossover tra tutti questi mondi. Fatte queste sorte di esposizioni anche in giro per il mondo, l'avevano fatta anche a Milano un po' di tempo fa, però qua hanno allestito un palazzo praticamente pieno di esperienze, cose che si possono fare, cose interattive. Diciamo che per chi è appassionato questa roba qui è un continuare ad andare in giro. Raga, allora, avete presente NBA 2K? He is a legend, Ronnie 2K! Thank you, legend! Yo. Thank you, man! Thank you for the inspiration! Ronnie 2K, ragazzi. Cioè, chi gioca NBA 2K sa di che cosa sto parlando e di chi sto parlando. Ok, adesso ci siamo per davvero. È arrivato quel momento per cui abbiamo fatto milioni di chilometri e gli sbattimenti più assurdi. Il motivo per cui siamo qui, l'NBA All-Star Game. A tutti gli effetti, quello con i giocatori più forti del pianeta, tutti nello stesso punto. Aspettative? Tu che aspettativa hai? Cosa ti immagini? Penso tanto, tanto spettacolo. Entriamo dentro. L'arena si sta riempiendo, questa sera ancora più magica. La cosa bella è vedere che ci sono già due colori. Questa è la maglia del team Giannis e poi ci sono i ragazzi con la maglia azzurra del team di LeBron. The best players in the world. So enjoy the show! Again, this draft is starting. Sono curioso di sapere chi sceglie LeBron per primo. Io vorrei scegliere Kyrie, sarebbe un gesto romantico. With my first pick, I'm gonna go with Jason Tatum. Gianluca, cosa è successo? Allora, cazzo, guarda dove siamo. Stiamo guardando l'All-Star Game. Vai in campo. Incredibile. Quarta fila. Non è una partita a caso. E stiamo vedendo a pochi centimetri giocare le star. Dicendo che sennò a fianco di Aaron Williams a vedere la partita. Sai che io ho la maglia di Aaron Williams. La casa sua. Ok, adesso siamo arrivati al quarto quarto. La prima squadra che arriva a 182 ha vinto. Si abbracciano troppo per il mio cuore. Vabbè, ha vinto lo sport, dai. Let's go, Jason! Ma che team, 13 The punti legend. In 35 secondi. The legend. La serata è ufficialmente finita, è stata magica, letteralmente magica. Abbiamo ancora qualche ora prima di ripartire, cerchiamo di sfruttarla al meglio. Ok ragazzi, ci siamo. Per questo momento, guarda, mi tolgo tutto,
si conclude questa esperienza incredibile all'All-Star Game. È stata una figata perché abbiamo visto tutto quello che c'è intorno all'All-Star Game e quello che ci portiamo a casa è realizzare, insomma, che il risultato della partita delle stelle è l'ultima delle cose che conta. Una città che viene travolta da un evento, che viene travolta da una vera e propria festa, perché questa è, e soprattutto una città che accoglie i campioni di altre città. Gente che arriva all'arena con maglie di tante altre squadre, tutti solo perché hanno voglia di festeggiare e di condividere la loro passione per questo sport. Poi ci sarà tempo per lottare per i playoff, per le finals e per tante altre cose e di urlare sugli spalti. Ci tengo a ringraziare Intesa San Paolo ed NBA ed NBA Europe per averci voluto qui. È stato un onore vivere questa avventura insieme, soprattutto li ringrazio perché ci ha dato la possibilità di potervela raccontare nel migliore dei modi. Siamo stati su un altro pianeta, vi abbiamo portato con noi, adesso torniamo a casa. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi a questo canale. Insomma, stiamo cercando di fare grandi esperienze, cercando di condividerle con voi, e fateci sapere nei commenti soprattutto che cosa ne pensate. Dai, è tutta, raga, è successo l'incredibile, perché se vuoi puoi, e l'incredibile puoi farlo succedere anche tu.